Rockers, bentrovati su Rock and Roll Radio. Riprendendo dall'ultima pillola sui disinvolti scambi di coppie all'interno dei Rolling Stones, oggi vi racconto il leggendario episodio della barretta di Mars, che coinvolge Marianne Faithfull e Mick Jagger. Anni fa mi sono imbattuta in un articolo nel quale appunto si parlava di questo Mars episode, che i Rolling Stones fossero stati forse su Marte a fare un'orgia. Dopo qualche ricerca incrociata, guarda un po' che scopro. Il 12 febbraio del 1967, nella parte occidentale della contea del Sussex, Keith Richards organizza Redlands, la sua affascinante dimora nella campagna inglese, un party che va avanti ininterrotto per giorni. Musica rock, alcol e droghe, scorrono a fiumi, vabbè, la solita. Più che una casa, è una vera e propria comune hippie. Oltre a Keith, ci alloggiano altri membri degli Stones. Mick Jagger e la fidanzata Marianne Faithfull sono ospiti fissi. Con loro vanno e vengono, in senso letterale, strani ed eccentrici personaggi bislacchi. Secondo le testimonianze raccolte, la polizia arriva e fa una retata, mettendo Redlands sottosopra tra lo stupore e la fattanza dei presenti ancora strafatti sotto l'effetto di whisky, gin e droghe psichedeliche. Ecco, la retata durante una serata a me procura una di quelle angosce. Comunque, gli agenti setacciano posaceneri, spazzatura, prelevando mozziconi di spinelli nelle tasche dei pantaloni di Jagger, trovano una certa quantità di anfetamine e ovviamente scovano anche dosi di eroina. Strano! Il tutto si conclude con un inevitabile quanto clamoroso arresto di massa. Eppure, più che il resoconto del mega blitz, i giornali danno spazio a una bizzarra storia che riguarda Marianne Faithfull. I poliziotti, saliti al piano superiore della casa, trovano infatti la bella fidanzata di Jagger nuda sul divano, avvolta in una coperta di pelliccia. La ragazza, per smaltire la sbornia, si è fatta un bagno ed è appena uscita dalla vasca. Mick è al suo fianco e pare che i due siano sorpresi mentre fanno giochini erotici con una barretta di cioccolato Mars. Ma non finisce qui. Assieme a loro c'è David Bowie, nudo anche lui e anche lui in atteggiamenti sessuali, bisessuali. E la barretta Mars che c'entra? Qualcuno si azzarda a fare uno strano 2 più 2 ed esce fuori la diceria che Jagger è chinato tra le cosce della Faithfull dove la sta masturbando con una barretta di Mars. Ecco dunque spiegato l'origine della britannica leggenda. Che conclusione si può trarne? Che Mick Jagger è una sorta di re Mida in grado di trasformare qualunque cosa in sesso, eccetto forse uno snack al cioccolato. Il consiglio di oggi è quindi di uscire e fare incetta di Mars, Bounty, Calippi, banane, di sbizzarrirvi con la fantasia. Di sicuro sarebbe un ottimo modo per smaltire le calorie e bruciare gli zuccheri. Yummy porn al sound di questa canzone. Chi è che si vuole fare il mio Mars? Bye guys!